Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi andremo ad affrontare e brevemente faremo quindi una breve rassegna di quelli che sono i legami secondari. I legami secondari non vanno sottovalutati in quanto rappresentano proprio i tipi di legame che permettono l'esistenza delle fasi condensate, e cioè se una molecola si trova in natura allo stato solido o allo stato liquido. Sono dei legami estremamente deboli, infatti il loro valore può variare da 0,04 fino a 70 kJ per mole e sono di tipo elettrostatico. Queste interazioni avvengono tra molecole, quindi sono interazioni intermolecolari, quindi non vanno assolutamente confuse con i legami che avvengono all'interno della molecola. È importante innanzitutto la conoscenza di questi legami secondari, in quanto ci permette di prevedere quella che può essere l'ammiscibilità tra le varie sostanze. In buona sostanza, che cosa accade? Che le molecole che presentano una intensa o debole carica elettrica permettono che cosa? L'orientamento intorno a se stesse di molecole che possono essere polari, per esempio dei dipoli, quindi orientandole con le loro cariche opposte, oppure possono addirittura indurre la polarizzazione di molecole che sono apolari. Faremo adesso una breve carrellata di quelli che sono i vari tipi di legami secondari. Abbiamo il legame ione dipolo. Il legame dipolo-dipolo, e tra questi abbiamo il legame idrogeno che andremo poi a spiegare in un'apposita lezione, e il legame dipolo-dipolo indotto. Questi tre tipi di legami vengono generalmente chiamati come legami di van der Waals oppure forze di van der Waals. Abbiamo un quarto tipo di legame secondario, che è il legame dipolo-indotto-dipolo indotto, che vengono indicate anche come forze di dispersione o forze di London. Bene, affrontiamo il primo caso, ione dipolo. Cosa vuol dire? Che esiste un'interazione tra un ione, quindi una sostanza che presenta delle nette cariche positive, negative, e una molecola polare. Il classico esempio che andiamo sempre a far rappresentare è quello che accade quando andiamo a sciogliere il cloruro di sodio in una soluzione acquosa. Che cosa accade? Accade che l'acqua, che è una molecola estremamente polare, riesce, come vedete, a scalzare gli ioni negativi, quindi il cloro, gli ioni positivi, il sodio del reticolo cristallino, e andrà a ogni diciamo ione negativo o ione positivo verrà circondato dalle molecole di acqua. Ma come verrà circondato? Verrà circondato con la carica opposta che presenta la molecola di acqua. Questo fenomeno viene chiamato in linea generale fenomeno della solvatazione. Quando parliamo di acqua, invece parliamo di idratazione. Come potete osservare dalla figura, lo ione sodio viene circondato da 4, massimo 6 molecole di acqua, quindi l'Na più, quindi verrà circondato dalle molecole di acqua, le quali mostreranno l'atomo di ossigeno che è un dipolo negativo e si andranno a orientare in questo piano, quindi 4 più 2 in questo modo, perpendicolari al piano. Stesso discorso accade per quanto riguarda il cloro. Il cloro è un ione negativo, quindi l'acqua si andrà a orientare nei confronti del cloro mostrando gli ioni idrogeno e gli idrogeni che hanno una parziale carica positiva. Ma questo tipo di legame non è, viene amplificato ulteriormente da che cosa? Quindi non è solo un'attrazione dovuta a cariche opposte, ma anche dovuto al fatto che lo ione sodio e lo ione sodio soprattutto determina una maggiore presenza di carica negativa sull'ossigeno.
e questo andrà a determinare un aumento dell'energia di legame e quindi della formazione di legame. Quando consideriamo gli ioni, in questo caso vi ho rappresentato un'altra fotografia, in questo caso come possiamo osservare? Se noi andiamo a sciogliere il cloruro di sodio in soluzione acquosa o il cloruro di magnesio in soluzione acquosa, le interazioni che ci saranno tra lo ione magnesio e l'acqua sono molto più forti rispetto a quelle del sodio acqua. Questo perché? Perché il magnesio presenta due caratteristiche fondamentali. Innanzitutto ha due cariche, quindi positive, nette, e il suo raggio, il suo volume è nettamente inferiore a quello del sodio. Quindi tutti i cationi generalmente formano un campo elettrico notevolmente più elevato rispetto a quello del sodio. Quindi questa è un'interazione di tipo ione dipolo. Passiamo al secondo esempio, il legame dipolo-dipolo. Lo dice già il termine stesso, quindi sono interazioni tra molecole uguali o diverse che hanno un dipolo permanente. Dipolo permanente vuol dire che sono molecole tipo l'acqua, adesso vedremo anche un caso specifico, che presentano permanentemente un dipolo. Come si andranno a orientare queste molecole? Si andranno a orientare per poli opposti. Se noi consideriamo ad esempio il cloroformio, quindi cloroformio è CHCl3, quindi questa è una molecola organica tossica che veniva utilizzata come anestesizzante. Quindi cloroformio presenta questa struttura. Benissimo. Che cosa accade? Che il cloro è molto più elettronegativo rispetto al carbonio e quindi sui tre atomi di cloro avremo dei dipoli negativi e conseguentemente l'idrogeno un dipolo positivo. Quindi in questo caso come si andrà a orientare la successiva molecola? Quindi si andrà a orientare in questo modo, quindi H delta più carbonio, quindi facciamo i tre atomi di cloro, quindi avremo quello che viene chiamato dipolo-dipolo. Questo può avvenire anche tra molecole diverse. Se noi consideriamo per esempio il metanolo, CH3OH, quindi questo è un alcol estremamente solubile in soluzione acquosa. In questo caso cosa accade? Che avremo quindi CH3, quindi una parziale carica negativa sull'ossigeno e una parziale carica positiva sull'idrogeno, e quindi le molecole di cloro, di metanolo, quindi andranno a orientarsi mostrando le cariche opposte, quindi sono comunque legami estremamente deboli. Ricordiamo che per esempio il metanolo è totalmente solubile, miscibile in soluzione acquosa. Passiamo alla terza tipologia. Questa terza tipologia, cioè il dipolo indotto, che cosa significa? Significa che una molecola che presenta un dipolo permanente, prendiamo in considerazione per esempio l'acqua, può indurre, quindi indurre una molecola apolare a diventare quindi una molecola polare. Che cosa accade? Consideriamo per esempio un atomo di ossigeno, una molecola di ossigeno, possiamo quindi rappresentare in questo modo. Sappiamo quindi che è costituita da un doppio legame, è un legame covalente omopolare, quindi è una molecola apolare, quindi non presenta parziali regioni a cariche positive o negative. Se questa molecola di ossigeno si avvicina a una molecola di acqua, che ripeto ha un'elevata polarità, che cosa accade? Accade che l'ossigeno dell'acqua va a deformare la polarità, cioè la nuvola elettronica dell'ossigeno, andando a creare che cosa? Una molecola di ossigeno polare. Nella figura la possiamo osservare meglio, quindi vedete, quindi abbiamo avuto l'induzione da parte dell'ossigeno a polarizzare la molecola dell'ossigeno dell'acqua, a polarizzare la molecola dell'ossigeno.
Questo tipo di legame intermolecolare spiega, per esempio, bene la solubilità di alcuni gas nelle acque, come per esempio l'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto e anche la stessa CO2. Quindi l'acqua, fortemente polare, induce la polarizzazione di una molecola apolare. Chiaramente la polarizzazione dipende anche dalla specie chimica, perché vi sono alcune specie che possono essere più polarizzabili rispetto ad altre molecole chimiche. Prendiamo adesso in considerazione l'ultimo esempio. Questo tipo di interazione riguarda esclusivamente molecole apolari e quindi vengono dette anche forze di dispersione o forze di Londo. Qual è il presupposto per poter comprendere questo legame? È il seguente, cioè le molecole apolari, abbiamo detto che non presentano regioni a parziale carica negativa o a parziale carica negativa e positiva, però questo se consideriamo la molecola in uno stato isolato. Poiché le molecole interagiscono nell'ambiente tra di loro a diverse temperature, accade che possono accadere quelle che vengono chiamate fluttuazioni di cariche elettriche, e cioè può accadere che, facciamo un esempio, consideriamo per esempio l'idrogeno, ecco che è il caso più semplice. Se noi consideriamo l'idrogeno, è una molecola, abbiamo detto, apolare, in quanto hanno i due idrogeni hanno stessa elettronegatività. Però può accadere che ci può essere un addensamento di carica elettrica, quindi uno spostamento dell'elettrone più su un idrogeno che su un altro, e quindi si vanno a creare quelli che si chiamano dei dipoli istantanei. Quindi noi potremmo scrivere in questo modo l'idrogeno, quindi in questo caso carica negativa e carica, questo abbiamo detto, negativa e carica positiva. Quindi abbiamo avuto una fluttuazione di carica, scusate mi correggo, quindi positivo, negativo, qui abbiamo positivo e negativo. Andiamo a correggere così diventa più chiaro. Quindi abbiamo avuto un addensamento di carica dell'elettrone verso un idrogeno, conseguentemente qui una parziale carica positiva, e quindi l'idrogeno in questo caso può avere questa fluttuazione di carica. Quindi questa è un'induzione. Questo tipo di discorso che vi sto facendo rafforza un po' anche quello che abbiamo detto nei legami chimici, che in realtà in natura non possiamo dire che esiste in assoluto una molecola apolare o una molecola completamente con un legame ionico, ma che l'ambiente esterno può influenzare questi addensamenti, queste fluttuazioni di cariche. Bene, quindi tornando al discorso del dipolo indotto, che cosa accade? Che una molecola apolare, per esempio due molecole di ossigeno, due molecole di idrogeno o anche i trigliceridi, possono in un momento istantaneo X andare a creare un dipolo istantaneo. Questo dipolo istantaneo che cosa andrà a fare? Andrà ad indurre un'altra molecola apolare, andrà a indurre una polarizzazione, che quindi andrà a determinare uno spostamento di carica. Questi tipi di legami vengono chiamati anche a corto raggio, in quanto la polarizzazione della molecola può avvenire soltanto quando queste molecole sono estremamente vicine tra di loro. Quindi se noi consideriamo per esempio questa figura, che cosa succede? Che lo sbilanciamento, la fluttuazione di carica elettrica da un elemento all'altro, quindi determina una polarizzazione. Questa molecola che cosa andrà a fare? Andrà a polarizzare una molecola che è estremamente vicino all'altra, e così via. Quindi tutte le molecole andranno a polarizzarsi, quindi andando a formare però dei dipoli istantanei che non sono permanenti ma istantanei. Questo tipo di interazione, di legame secondario dipolo indotto, per esempio spiega molto bene che cosa spiega il fatto che se consideriamo tre alogeni, il cloro,
il bromo e lo iodio, quindi sono molecole che presentano la stessa configurazione esterna S2P5, il cloro lo troviamo allo stato gassoso, il bromo allo stato liquido e lo iodio allo stato solido. Questo perché, come dicevo, la polarizzazione è influenzata innanzitutto dalla capacità dell'elemento a essere polarizzato, e le dimensioni sono importanti, in quanto più l'elemento chimico è a maggiore dimensione, tanto più è possibile polarizzarlo. Bene, io ho dato in questa lezione una breve spiegazione dei legami secondari. Ricordiamoci che sono estremamente importanti quando definiscono le fasi di una delle sostanze, cioè se queste possono essere sia solide che liquide, e inoltre spiega molto bene quella che è la solubilità. Nella prossima lezione andremo a parlare esclusivamente del legame idrogeno, che è un legame molto particolare ed estremamente importante in natura, che è un legame del tipo dipolo-dipolo. Bene, se la lezione vi è piaciuta, vi invito a iscrivervi al mio canale e a schiacciare un like.